Ciao a tutti, sono Zudipo da Fabio Italiana e oggi ragazzi in questo fantastico video andremo a vedere quanto costerebbe se dovessimo comprare tutta quanta la roba su Fortnite, tutte le skin, tutti i picconi, tutti i deltaplani e tutti i balletti e le emoticon e le emoticon. Vi siete mai domandati quanto bisognerebbe spendere per comprare tutto su Fortnite? Quindi tutto full, tutte le skin, tutti i personaggi, tutti i picconi, cioè me lo sono domandato e ho voluto portarvi appunto questo video per diciamo mostrare a tutti quanto andremo a spendere se dovessimo appunto comprare qualsiasi cosa su Fortnite. Ovviamente prima di cominciare facciamo una premessa. Questo video è stato fatto il 18 giugno 2018, quindi questi calcoli sono basati su questa data. Chiaramente Fortnite butta fuori skin, personaggi, picconi, eccetera, di continuo. Quindi fra una settimana la quantità di V-Bucks che bisognerebbe spendere per comprare tutte le skin aumenterebbe chiaramente. Quindi se l'Epic Games settimana prossima aggiunge altre skin, chiaramente questo conto non è esattissimo. Probabilmente al 18 giugno 2018 questo conto dovrebbe essere praticamente esatto, spiaccicato e sputato. Ok ragazzi, prima di cominciare vi chiedo di lasciare un bel like per supportare il canale e iscrivervi se non lo avete ancora fatto, per supportare appunto questo video e l'impegno che ci ho messo per andare a cercare tutte le skin, fare tutto il conto, il totale. Insomma, ci ho perso un po' di tempo, quindi fatemi capire se questo video è stato utile o interessante, magari con un commentino verso la fine per farmi sapere anche se ho sbagliato qualche conto, perché è giusto che io sappia se magari ho fatto qualche conto sbagliato o ho mancato qualche skin. Comunque, senza perdere altro tempo, andiamo subito a vedere tutte le skin, tutti i picconi, tutto di tutto, quanto costerà alla fine. Secondo voi, quanto costerà, quanto verrà fuori alla fine di V-Bucks e poi in euro? Andiamolo subito a scoprire. Fra queste quattro categorie, quindi fra queste cose che possiamo andare a comprare sullo shop, le skin sono quelle più costose. Partiamo appunto da questa prima categoria, le skin. Abbiamo ovviamente quattro sottocategorie che vanno in base appunto alla rarità delle skin: verdi, blu, viola e oro, rispettivamente quindi comuni, rari, epiche e leggendarie. Per quanto riguarda le skin, i comuni costano 800 V-Bucks. Le rare costano 1200 V-Bucks, le epiche costano 1500 V-Bucks e le leggendarie costano 2000 V-Bucks. Per ogni categoria, quindi per ogni rarità dell'arma, tra virgolette, troviamo questo quantitativo di skin: 17, 26, 14 e 11. A fianco ho messo l'aggiunta delle skin che sono state, tra virgolette, inserite nelle festività, quindi a Natale, ad Halloween, a Pasqua e via discorrendo. Andando quindi a moltiplicare la quantità delle skin per il loro costo, vengono fuori questi V-Bucks, per un totale di 114.700 V-Bucks per comprare tutte le skin. Inoltre, per quanto riguarda le skin, nel corso di questi mesi sono stati aggiunti 3 set per un totale di 8 skin ciascuno, in cui i giocatori possono scegliere la loro skin preferita, quindi ad esempio il set alpino, il set stella del freestyle, che sono molto simili ai set alpino, tranne che non hanno gli sci dietro, e i set calciatori che sono stati appunto aggiunti da pochissimo. Tutti costano 1500 V-Bucks, tranne i set calciatori che costano 1200 V-Bucks. In questo caso cosa ho fatto? Io ho contato tutte e 8 le skin per ogni set, quindi sono 8 skin per il set asso alpino, 8 per la stella del freestyle, 8 per i calciatori. Quindi 8 per 1500, 12.000 V-Bucks, 8 per 1500, 12.000 e 8 per 1200 V-Bucks, 9.600, per un totale quindi di 33.600 V-Bucks. Andando per ultimo a sommare le 114.700 V-Bucks delle tutte le skin precedenti più le ultime dei set, 33.600, arriviamo a un totale di 148.300 V-Bucks solamente per le skin. Passiamo subito, senza perdere altro tempo, a andare a vedere i picconi, quanto costano i picconi effettivamente. Qua abbiamo solo tre categorie: comuni, rari ed epici, quindi non abbiamo i picconi leggendari. Possiamo vedere appunto il costo
per piccone, per categoria, quindi 500, 800, 1500 V-Bucks, e qua l'ammontare dei picconi che ci sono appunto presenti nel gioco. Ho aggiunto sempre separatamente i picconi che sono stati inseriti eccezionalmente nei giorni delle festività, sempre Halloween, Natale e via discorrendo, per un totale quindi di questi V-Bucks. Sommando comuni, rari ed epici troviamo 45.900 V-Bucks. Per quanto riguarda i balli o le emote, abbiamo anche qua solo tre categorie, quindi non abbiamo i balli leggendari, abbiamo quelli comuni, rari ed epici. Il costo qua è sempre diverso, 200 V-Bucks per i comuni, 500 per i rari, 800 per gli epici. E questo qua è l'ammontare dei balletti che sono presenti sul gioco al 18 giugno 2018. Chiaramente moltiplicando il numero dei balletti per il corrispettivo costo, quindi comuni, rari ed epici, troviamo il totale dei V-Bucks per ogni categoria. Andando a sommare ovviamente tutte le categorie, troviamo 19.600 V-Bucks per i balli e le emote. I deltaplani. Qua abbiamo anche la categoria leggendari. Il costo per categoria è sempre diverso, mi pare come le skin, no, anzi, diverso, 500 V-Bucks, 800, 1200 e 2000 per i leggendari. Ecco qui sempre l'ammontare del numero dei deltaplani per ogni categoria, 19 più 1, 8 più 2, 7 più 1 e solo un deltaplano leggendario. Spero appunto in questa categoria di aver azzeccato tutto. Sono andato a cercare in più siti e dovrebbe esserci solo un deltaplano leggendario, che è quello del dragone, molto molto figo. Andando appunto a moltiplicare il numero dei deltaplani con il loro corrispettivo costo, troviamo appunto il costo totale per comuni, rari, epici e leggendari. Andandoli a sommare appunto troviamo 29.600 V-Bucks per i deltaplani. Siamo quindi arrivati alla conclusione del video e del calcolo complesso, semplice, non è troppo difficile, sono conti facilissimi che potete fare anche voi. Siamo quindi arrivati più o meno alla conclusione a vedere il totale dei V-Bucks che otteniamo. 148.300 V-Bucks per le skin, 45.900 per i picconi, 19.600 per i balli e le emote, 29.600 per i deltaplani, per quindi un totale di 243.400 V-Bucks. Ragazzi, una cifra veramente grandissima, non mi sarei aspettato che per comprare tutte le skin del gioco ci volessero così tanti V-Bucks, sono tantissimi. Mettendolo quindi su un grafico a torta possiamo vedere anche che le skin occupano il 61% del totale, quindi il guadagno principale, se vogliamo dire, dell'Epic Games deriva appunto dalle skin, che comunque quella parte estetica principale del gioco. Ma non finisce qui. E i Battle Pass 1, 2, 3, 4, andiamoli subito a vedere, sono pochi V-Bucks che non fanno troppa, non scombussolano troppo e il conto finale. Il Battle Pass numero 1, o Season 1 o Stagione 1 di Fortnite è quella che nessuno si ricorda, perché pochissimi giocavano a Fortnite quando appunto è uscito, mi pare a luglio del 2017 se non ricordo male. In questo caso non era come appunto le altre stagioni, ma qui quando arrivavi a un certo livello potevi sbloccare delle skin che poi potevi andare a comprare. Ci sono due skin, un deltaplano e un piccone, per un totale di 4.400 V-Bucks. Per la Season 2, 3 e 4 siamo appunto abituati ai 950 mitici V-Bucks, che appunto è il costo di tutto il Battle Pass. Ma arriviamo a esattamente 250.650 V-Bucks. Ragazzi, una cifra veramente pazzesca, non mi aspettavo veramente che arrivassimo a un livello di V-Bucks così alto, perché ragazzi è tantissimo. Ok, quindi siamo arrivati alla fine per capire appunto quanti euro, quanti soldi reali bisognerebbe andare a spendere se volessimo tutte le skin, tutti i picconi, i deltaplani, i balletti, tutto il gioco. Quindi sappiamo che 100 V-Bucks corrispondono a un euro. Quindi facendo un calcolo super matematico, la radice del numero elevato al cubo,
per il coseno dell'angolo. No, no, dai, a parte gli scherzi. Se 1 euro, quindi sono 100 V-Bucks, 250.650 V-Bucks, sono 2.506,5, se volete, euro. Ragazzi, 2.500 euro. 2.500 euro, cioè, sono tipo due stipendi dei genitori. Cioè, se lo venissero a sapere, se i vostri genitori scoprissero che voi, tu che stai guardando il video, magari hai tutte le skin, tutti i deltaplani del gioco, penso che ti farebbe fuori, ti lancerebbe fuori dalla finestra. Cioè, quindi questo video non fatelo mai vedere ai vostri genitori, ma mai, perché sennò vi devasterebbero, immagino. Ok, ragazzi, il video finisce qui. Grazie per essere iscritti alla Pure Fib Italiana, che abbiamo superato i 140.000 iscritti. Grazie tantissimo. E dopo, insomma, aver visto questa cifra esorbitante per ottenere tutte le skin, tutte le emote, tutti i balli, tutti i deltaplani, eccetera, insomma, vi ringrazio tantissimo che avete seguito il video fino alla fine, lasciate un like e commentate cosa ne pensate di questa cifra e anche fatemi sapere se ho sbagliato qualcosa perché, insomma, fare questi conti ci ho messo un po', quindi può essere che qualcosa magari mi sia sfuggito, quindi fatemi sapere se siete stati attenti durante il video. E con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video su Fortnite. Ciao!